Ragazze, buongiorno e buon inizio settimana. Questo è un video su questo trucco che è una specie di smokey sul rosso granata molto scuro. Iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. Prima di tutto appoggio la mia base cremosa, il mio correttore X-Stick su tutta la palpebra. Ragazze, perdonatemi se sono stata un po' assente, ma la settimana scorsa è stato un incubo, cioè, ho dovuto fare 3 esami in 3 giorni. Da massacro, proprio, delirio. Ma sono ritornata. Poi sulla palpebra mobile vado ad appoggiare questo, che è un rosso scuro, molto che dà sul granata. E lo appoggio molto vicino alle ciglia. Il periodo Nirvana non passa ancora. Questa volta mi ha preso bene. Vabbè. Comunque questo è il CD Nevermind, il capolavoro del grunge secondo me. Con questo CD è iniziato questo nuovo genere favoloso. E poi alla fine mi spingo un pochino verso fuori e tampono verso dentro a creare una lunga virgoletta. Poi con un pennellino da sfumatura sfumo i contorni e porto il prodotto verso l'interno della palpebra, dove non l'ho colorata qua, in poche parole. E mi tiro abbastanza su. Tutto il lavoro di sfumatura. Una palla. Però qua non mi piace come è venuto. Scusate. Polly was a cracker. Sono diversi gli occhi, scusate. Mi aggiungerò un po' di colore. Mi sembrano uguali. Meno, comunque passiamo avanti. Poi sotto l'arcata sopraccigliare metto un beige molto giallognolo. Questo per me è finito l'altro beige. Questo mi piace l'effetto che dà, però è un po' particolare da sul giallo, quindi ne metto poco con la spugnetta e poi vado a sfumare col dito. Poi metto la matita nera all'interno e all'esterno sotto. Si sono attutite anche le mie occhiaie. Dio, settimana scorsa, che giovedì ho dato l'ultimo esame, no, sì, giovedì, li avevo che mi arrivavano qua.
un incubo. Uncino. Poi tampono un po' di ombretto nero matte all'interno della rima. Comunque devo andare all'università, devo stare almeno 4 ore sperando che la magia regga. E tampono un po' all'interno. E poi con un po' di prodotto, ma io non so se riesco, se sono inquadrata. Boh. Comunque poi col prodotto che è rimasto sul pennello sfumo un po' la matita sotto. Così. Ma boh, se credo che stamattina gli occhi non usciranno uguali. Vabbè, una nuova moda, l'occhio diverso. Comunque, mascara. Resiste e persiste il mio Colossal, ma ormai si sente che non ce n'è più, cioè guardate quest'altro come l'ho fatta, non è più bello carico, va bene, non fa niente. E anche sotto. Ci mettiamo le ciglia e sopracciglia. Poi il trucco occhi è finito, ora voglio aggiungere un po' di ombretto alla base che sfumando è andato via. Ok. Ora passiamo alle labbra. Matita color carne. Stamattina sto rallentatissima. Sulle labbra come rossetto utilizzo sempre quel rosso che sto utilizzando, ve lo faccio rivedere. Perché è un rosso sì, sarebbe il terzo, ma è abbastanza naturale, somiglia a un rossetto color carne, però con quella velatura di rosso in più per dar colore alle labbra. Ragazzi, poi io devo fare un video acquisto, ho fatto un acquisto da matta proprio. Vabbè, poi ne parliamo.
Vi anticipo solo altro che trucchi da umili mortali. Ok, il trucco per questo primo giorno del secondo semestre è finito. Un semplice smoky sui colori del rosso, non è proprio rosso, è più un granata.